Ciao a tutti qua al Palagators, ultima partita di campionato, vittoria, ennesima vittoria dei Gators contro Barracuda, 62-57. Qua Marco rientra dalla squalifica e Don Diego, coach, e oggi tra tecnici e espulsioni ne parliamo dopo. Comunque, coach, prima della partita direi facciamo un'analisi del girone d'andata, 11-2, ottimo. Vabbè, faccio una premessa, partita solita partita dei Gators. Cioè nell'ultimo tempo, sotto i primi due quarti, abbiamo acceso la miccia dal terzo quarto in poi, giusto? Giusto, giusto. Beh, il girone d'andata è positivissimo, 11 partite vinte, abbiamo strappato delle vittorie veramente in casa all'ultimo secondo con le protagoniste Beinasco e Grugliasco. Questa è Barracuda, anche stata una buona squadra, noi un po' nervosetti in panchina. Tengo a precisare che non ho preso il tecnico io, ma sono stati i miei collaboratori. Però pazienza, ho visto una partita dalla tribuna, complimenti al presidente che ha gestito molto bene la squadra e abbiamo portato a casa un'altra vittoria. Tutto merito dei tuoi allenamenti, io sono gestito, come può dimostrare, come può dire Marco, che tecnico lui se l'è preso, uno dei sei tecnici, un'espulsione fatta, oggi credo un record. Partita, raccontacelo un po', partita, vabbè. Partita, no, siamo partiti male a dirla tutta, poi abbiamo sbagliato tanti tiri, loro ci lasciano molto il tiro da fuori, noi intestarditi, abbiamo preso secondo me tiri anche giusti, però abbiamo insistito forse solo sul tiro da tre punti, non cercando la profondità, e questo non ha pagato, perché non abbiamo mai segnato, mai, abbiamo fatto 21 punti nei primi due quarti, che abbiamo mai segnato. Nonostante tutto siamo rimasti in partita, poi nel terzo quarto una reazione, siamo riusciti con qualche tiro a rientrare in partita, abbiamo preso l'aggancio, lo potevamo fare prima perché abbiamo sbagliato una marea di liberi, io in primis, scandaloso, una serie di 5 liberi consecutivi sbagliati da noi. Poi alla fine siamo riusciti a tirare fuori il carattere che diciamo che in questa annata ci sta contraddistinguendo, perché veniamo fuori alla lunga, gli anni scorsi invece morivamo alla lunga. Quest'anno è un'ottima notizia penso per il coach e per la squadra, perché vuol dire che fino al fondo ci siamo. Adesso ci godiamo questa vittoria e riprendiamo subito la prossima, che è durissima perché è il derby. Ed è dura, il derby è dura, cerchiamo di ripartire bene, di allenarci bene, ma non avremo dubbi che abbiamo tutte le motivazioni. Sì, prossima partita con il derby, quindi due cose, oltre al derby venerdì 19 alle 9:15 come sempre, però dalle 8 c'è una iniziativa benefica che noi Gators facciamo con l'associazione di Savigliano, dei volontari di Savigliano handicappati, per handicappati, quindi ci sarà una raccolta fondi, l'ingresso diciamo ipotetico potrebbe essere di 1 euro per dare una mano a questa associazione, quindi invito tutti a venire doppiamente per vedere, speriamo una bellissima partita, c'è cioè il derby, e più fare del volontariato, che è una cosa che fa sicuramente piacere. Ciao a tutti.